Tutti, siamo tornati nuovamente su questa serie. Adesso ho registrato questi video e io ora mi accingo a fare i commentari a questi video. Sarà la prima volta per me come per voi. Purtroppo siamo verso la fine di marzo e il paradosso si è dovuto ricoverare. Il caro fratellino ha dei grossi problemi di natura sanguigna, venosa e altri piccoli dettagli che sicuramente a voi non interessano, come non interessano alla maggioranza delle persone che seguono video su YouTube. Comunque, oggi Paradosso ha deciso, da quello che riesco a vedere, di perforare avidamente tutta la cavità che l'ultima volta abbiamo esplorato. Stiamo ancora nella caverna primaria e devo ammettere che ci sono un sacco di coglioni che rompono le scatole. Stiamo allargando questo condotto per poter poi con calma prelevare le varie cose. Il carbone è abbondante, la diorite anche, ci sono dei pezzi di ferro, quindi diciamo che il posto non è malaccio. Si possono fare parecchie cose interessanti con tutto questo carbone, tipo cucinare un po' oppure fondere il ferro. Ma quello che io penso che faremo in modo... Quelli hanno blocchi di oro o di ferro? Sulla parete a fianco. Blocchi di ferro. Bene, bene, bene. Immagino che più avanti li andrà a prendere. A meno che non lo faccia ora. Noi pensavamo che fosse un crepaccio. E invece è proprio un dungeon. Credo proprio che sarà divertente prelevare tutto il materiale ivi presente. Ora, come intendi procedere, fratellino? Conoscendoti, io penso che costruirai un ponte per raggiungere l'altra estremità. Non prima di aver preso tutto il carbone presente in questa sezione. E già che ci sei, dovresti prendere anche quel blocco di ferro dietro. Quindi vediamo come si procede. Strano. Non si è messo a prendere quei blocchi dall'altra parte. E vabbè, evidentemente ha in testa un progetto differente da quello che avevo diagnosticato all'inizio. Paradosso voleva farlo in modo estremo, questa avventura, ma visto che la .1.8.0 ancora non è una modalità di gioco abbastanza conosciuta, mi ha suggerito io di farla in modalità sopravvivenza, almeno per vedere le nuove meccaniche del gioco, fare un po' di esperienza sul campo e poi dopo magari passare alla modalità estrema. Ma, ahimè, sono sorti quei problemi di salute e ha dovuto rinunciare. In compenso ha registrato abbastanza video, abbastanza gameplay, da poter adesso con calma pubblicarli sul suo canale. Io gli avevo consigliato di lasciar perdere, che tanto
Non è che fregano molta gente vedere i suoi video. Non è affatto così, sia che le persone vogliano o non vogliano vedere i suoi video, il pubblico è fatto così, a testarlo. Ritengo che sia una buona qualità essere testardi. Significa che non ti arrendi, lotti fino alla fine, anche se non c'è un guadagno. L'importante è andare fino in fondo alle cose. Altri 16, quindi 29. Granito, andesite, violete. Vedo che ha fatto molte scorte di materiale. E penso proprio che tutto questo ci servirà per migliorare la casa e soprattutto per migliorare i raccolti. Ora, non sarebbe una cattiva idea crearci qualche piccone di pietra e risparmiare quelli di ferro. In questo modo, se dobbiamo rompere molto, il ferro lo conserviamo. Penso che Gio ha avuto un freezer perché è rimasto bloccato un po'. Adesso si può passare allo sfondamento di questo soffitto di granito. Il granito piace molto a Paradosso come materiale da costruzione. E ritengo anche di capire perché. Abbiamo più volte verificato che i blocchi di granito resistono molto meglio alle esplosioni dei creeper del pietrisco o dei mattoni di pietra. Quindi pensiamo che il granito levigato sia un elemento utilissimo, sia come decorazione di una casa, sia per costruire un qualcosa di resistente, capace di non finire in mille pezzi quando quei maledetti piselloni verdi dei creeper decidono di farla finita, suicidandosi ed esplodendo. Anche se sinceramente quei mob sono qualcosa che non capisco. Cioè, a che scopo uccidersi per vincere? Va bene, questa sezione l'abbiamo completamente aperta. Quindi, presumo che adesso ti si dedicherà alla raccolta dell'andesite. Se qualcuno interessa, i problemi di salute di Paradosso sono motivati principalmente dalle sue malformazioni genetiche. E questo, purtroppo, gli causa dei problemi che di tanto in tanto devono essere risolti tramite l'ausilio di operazioni chirurgiche. Io ritengo che la maggioranza di voi deve ritenersi fortunata di quello che ha. Molti di voi, per poter camminare, per poter esprimere quello che pensate, basta che parlate. Per mio fratello esprimersi è un po' più complicato, un po' più difficile. E poter dire quello che pensa, deve scriverlo, deve mimarlo a gesti, ma non lo può esprimere a parole. Per cui, quando siete scocciati e annoiati dal fatto che determinate cose non vi stimolano,
pensate un po' alle persone che sono diverse da voi, che quello che per voi è normale, per loro è una sfida quotidiana. Rifletteteci ogni tanto e ringraziate chi vi ha dato la vita per non avervi fatto nascere con queste limitazioni che limitano sia la vostra capacità di espressione che di vita. In compenso, mio fratellino, vedo che il suo sedere è più attivo che mai, perché scavando, scavando, ha trovato un'altra vena di ferro. E devo ammettere che il suo modo di fare molto spesso lo prendo ad esempio e modello quando faccio io la serie, che mi ha spinto a fare come risposta. Abbiamo creato un secondo passaggio per il pontile, meglio così. Significa che questa caverna è tutto un intreccio di caverne che portano tutte quante alla stessa fonte. Penso che ormai, paradosso, ha acquisito abbastanza materiale e dovrebbe iniziare a pensare a un modo per uscire fuori da questa caverna. Perché sinceramente sono già 2 o 3 puntate che sta all'interno di questa caverna. E sarebbe arrivato il momento tornare in superficie. E forse si è deciso finalmente a farlo, perché sta preparando i blocchi di violete. Si vede che ha intenzione di utilizzarli per la casa. Quando una persona si sistema l'inventario, è molto probabile che ha intenzione di cambiare aria. Se fosse un gameplay questa parte me l'avrei già fatta saltare, però ho promesso che non farò eccessivi tagli. Scherzavo. Se sta andando di qua, vuol significare solamente una cosa, sta cercando una via alternativa per uscire dalla caverna. E mi sa che l'ha trovata. Oppure voleva semplicemente prendere questo granito? Quando pare il granito gli interessa più della sabbia.
Ha trovato davvero una via d'uscita molto rapida, forse più rapida di quella che abbiamo creato per scendere. Ah, forse perché ancora non è mattino. Forse vuole evitare. La presenza di mob. Mi sembra anche giusto. Solo perché si sta in modalità sopravvivenza non significa che bisogna rischiare stupidamente la vita. Mi pare. Comunque, ritengo che appena usciremo da questo buco, il gameplay finirà. Per cui, se vi piace il gameplay di Paradosso, iscrivetevi al suo canale. Mettete un like, tanto a voi non vi costa niente. E supportate la serie. Ok? Alla prossima, figlioli. Sperando vivamente che continuate a vedere le avventure di Paradosso.